Nella puntata precedente di Mare Fuori. Eccoci arrivati. Ehi, pupa. Ehi, suoni bene. Grazie. Grazie per il portafoglio. Cosa? Torna qui! Nina, io ti amo. Ci sposeremo, avremo un salone tutto nostro. Beh, è andata un po' diversamente dal previsto. Buongiorno. Ah, e chi sono questi due ragazzi? Non mi risultano registrati. Noi siamo venuti per fare una vacanza. Beh, in vacanza, insomma. Questa non è una vacanza. In che senso? Ma dove credete di essere? Scusate. Al campo estivo? Bella questa! Ma perché rido? Boh. Di tutte le storie, questa mi mancava. Ma perché? Non è un campo estivo questo? Ma stai scherzando, spero. Quando ho cercato online c'era scritto mare fuori, quindi pensavo fosse un campo estivo davanti al mare. Billy, ho capito dove siamo. Dove? Guarda le stanze, sono piccole, chiuse e buie. Come al campo estivo. Ci tolgono i telefoni. Come al campo estivo. La mensa è orribile, dobbiamo fare tutto quanto quello che ci dicono questi adulti. È un campo estivo e questi sono gli animatori. Vabbè, possiamo rimanere, no? Vabbè, finché non trovate una soluzione migliore, potete stare in camera con Filippo e Carmine. E vai! Perché mi cacci sempre in questi guai? Che bello, mi sto facendo un sacco di amici al campo estivo. Per essere della banda di Ciro, dovete fare questo. Con il pennarello cancellabile. Da oggi voi sarete o con noi o contro di noi. Intendi a palla prigioniera? Stiamo facendo le squadre di palla prigioniera, no? Le squadre... in generale. Ci sto! Mi sembrate forti. Mi trovo bene al campo estivo. Chi ha mangiato la mia fetta di pizza? Voglio saperlo! Sono stato io! Lo sapevo! Attaccatelo! Adesso che Ciro non c'è più, sono io il capo. Scusa, ma tu chi sei? Edoardo! Ah, ma c'eri già nella prima stagione? Certo, ero il migliore amico di Ciro. È che non mi sono mai accorto della tua presenza e sei pure figo. Sì, lo stavo pensando anch'io. Grazie, grazie, guarda qua. Ehi, vacci piano! Wow, ma è un tatuaggio a forma di Peppa Pig? È un tatuaggio a forma di tigre. Perché? Perché io sono una tigre. Arr. Cringe, zii. Shhh. Fate silenzio e ascoltate. Ma che è? Sono le mie picchirine. Forte. Comunque, cosa succede in questa stagione? Ah, cosa succede a voi? Non lo so, ma io sono in un bel triangolo amoroso. Mua, mua, Carmela, ti amo. Anche io, Edua, vieni qua. Mua. Mua, mua, mua. Che schifo. Io mi copro gli occhi. Vieni qui, ti amo. È finito l'orario degli appuntamenti. Vieni qua, ti amo. Mua, mua, Carmela, ti amo. Basta. Mua, mua, mua. Ok, fuori. Ti amo. Fuori. Come mare fuori. Non mi pagano abbastanza per questo lavoro. Avete visto che bella Carmela? Come potevamo non vederla? Vi siete sbaciucchiati per un'ora. Io la amo. Lei è la mia vita. Wow. Chi è sta bellezza? Buongiorno a tutti. Rimarrò qui per un po' di giorni per farvi conoscere l'arte. Sei tu l'arte. Smettila. O come ti chiami? Teresa. Teresa! Che c'è? Sono qua davanti. Ti amo. Ma non ti stai per sposare con Carmela? Carmela chi? Filippo! Per fortuna ti sono ricresciuti i capelli in questa stagione. Già, ma dov'è Nadizza? E che ne so io? Devo assolutamente trovare Nadizza e dirle che la amo! Fili! Sono qua! Nad! Ti amo! Anch'io, Fili! Ma cosa hanno tutti in questa stagione? Sono tutti innamorati, che schifo! Sì, va bene che siamo a San Valentino, ma basta! Io non sono fidanzato. L'unica cosa che amo è mio cane. Oh, bello. Pino? Abbaia. Pino, quello è un gatto? Isso, è un cane. Abbaia. Bau, bau. Vabbè, per fortuna che Pino è sempre lo stesso. Già, per fortuna non è innamorato pure lui. E mo chi è quella bellezza? Io sono Cubra e non mi chiamare bellezza. Piacere, io sono Pino. Ti piace il mio cane? Ma è un gatto. Fa lo stesso. Teresa! Ah, ancora quello lì. Teresa, tu sei una dea. Ma smettila. Io ti amo. Quante ragazzine vorrebbero essere al posto di Teresa? Ti amo, Teresa. Speriamo che Carmela non lo scopra. Chi è? La tua fidanzata? No, peggio, mia moglie. Cosa? Ciao! Torna qui! E quindi chi rimane?
Cardio trap! Ha già chiamato, mazza! Ciao, cardio! L'ha già visto, rap e strap! Cardio! Poi a casa, papà, che ha già fatto mamma! Ma ci sente? Oh, cardio! Oh, che vuoi fa? È un'altra volta, no, lascia sta! Oh, è proprio nel suo mondo! San venire in faccia sta gente, la cira violenza, ma nessuno importa niente! Vabbè, sono tutti innamorati in mare fuori. Sì, questo posto dovrebbe chiamarsi San Valentino dentro. Sembra quel momento in cui al campo estivo ti annoi perché sono tutti fidanzati, tranne te. Ciao ragazzi. Oh no, è arrivata Viola. Vorreste innamorarvi anche voi? No. Perché io potrei aiutarvi, a patto che voi... Ma chi te l'ha chiesto? Potrei aiutarvi, a patto che voi... Ma chi ti conosce? Oh, basta, mi arrendo. Di solito le mie minacce funzionano. Sì, ma noi abbiamo già visto mare fuori in TV, quindi sappiamo come ti comporti. Ehi, Viola, posso farti una domanda? Va bene. Ma se ti chiami Viola, perché sei rossa? Me ne vado. Viola ha i capelli rossi e Rosa Ricci ha i capelli neri. E non sono neanche ricci, sono lisci. Tra l'altro, chissà quando arriverà Rosa Ricci. Tu. Forse adesso. Oh no, mi sono sbagliata. Che partita la canzoncina e ci ho creduto pure io. Hanno portato via Nad. Cosa? Hanno portato via Nadizza e sta per sposarsi con un altro. Cavolo, da mare fuori a matrimonio dentro è un attimo. Non posso permetterlo. Carmine! Andiamo, inizia l'avventura. Nad! Fili? Non farlo, io ti amo. Anch'io! Ragazzi, non abbiamo tutto il tempo. E adesso che facciamo? Non lo so, continuiamo a fuggire? Io torno, ragazzi. Perché? Sei appena scappato. Carmine, perché? Perché se te ne vai tu, quanti figoni rimangono? Non posso, devo farlo per le fan, prima che corrano tutte quante da Edoardo. Ciao. Mi mancherai, amico. Anche voi. Caramella? Allora, voi avete visto Carmine da qualche parte? No, comandante. Era compito vostro occuparvene. Chissà dove sarà finito. Sono qua, comandante! Carmine, mi hai fatto venire uno spavento. Ma dove eri finito? Mi sono fatto un giretto. Lui ha fatto una gita fuori porta, non è giusto! Io sono venuto al campo estivo per questo! E Filippo dov'è? Non glielo posso dire. Sai che lo troveremo comunque. Non glielo dico. Dai, no. Dai, no. Ti do una caramella se me lo dici. Sono andati di là. Ma... La senti questa canzoncina? Forse sta arrivando! E lei! Ehi, non mi riconosci, De Salvo? Sono Rosa Ricci, la sorella di Ciro. C'è Varimmo, Piecuro. Oh, finalmente! Erano 3 stagioni che la stavamo aspettando. Sì, infatti. Beh, allora ci vediamo con il prossimo episodio nella 3ª stagione. Sì, esatto, la 3ª stagione. Ciao! Ciao a tutti Team Olivieri, io sono Onore e questo era Mare Fuori nella Vita Reale episodio 2. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per entrare a far parte del Team Olivieri. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao!